superato a nuoto lo stretto di Messina. Vediamo se è vero e se Andrea ci sente. Andrea, aiuto! Eccolo! Ciao, ciao Gianni, ciao Te lo ragazzi, buongiorno, mi sentiamo? sentite? Sì, adesso Certo! sì. Ci senti, Mi Andrea? sentite? Io vi Io sento, voi mi sento, voi mi sentite? Assolutamente sì! Ben trovato in diretta su Cilento Channel da luglio, diventata TV regionale, quindi siamo felicissimi di ospitarti. Sei il primo ospite che in diretta televisiva regionale interviene sui nostri canali. Grazie Gianni, grazie ragazzi. Buongiorno a tutti i telespettatori. Non Allora, mi sento, mi ascolto. Raffaella è curiosa di sapere qual è stata la tua impresa, perché quando siamo partiti per la diretta televisiva, lei mi chiedeva delle informazioni, però come al solito io vado sempre a braccio, Andrea, ho detto non ti preoccupare, c'è il mio amico in onda, fa tutto lui. Allora, che cosa hai combinato? Allora, ho combinato che ho attraversato a nuoto lo stretto di Messina. È stata un'esperienza fantastica perché praticamente io faccio parte di un gruppo di coach italiani ed europei che stanno facendo un percorso formativo che dura circa 2 anni. All'interno di questo percorso formativo ci sono delle sfide da superare. Una di queste sfide era appunto lo stretto di Messina a nuoto. E per me è stata una sfida nelle sfide, perché prima di tutto non è uno sport che faccio, il nuoto è proprio lontanissimo dai miei sport che pratico nella mia vita. E poi ho una paura tremenda dell'acqua alta e delle meduse. Quindi ti lascio immaginare quanto questi quasi 4 km di nuoto, quindi 1 ora e mezza di attraversata, siano stati tosti, duri. Però in realtà io ho partecipato, Gianni, perché proprio per superare dei limiti, proprio perché io insegno a sportivi, a ragazzi, a persone che vogliono fare un qualcosa di importante, di diverso nella loro vita, insegno ad uscire da quella famosa zona di comfort. Per uscire da quella zona di comfort c'è necessità di superare dei limiti, che spesso poi sono mentali. E questo lo dimostra il fatto proprio la consapevolezza e l'esperienza che ho vissuto. Lo dimostra il fatto che avevo delle paure che poi alla fine si sono rivelate delle opportunità, perché ho avuto l'opportunità di nuotare in un mare profondissimo e blu dove dove i raggi di sole attraversavano l'acqua, quindi io vedevo questi raggi sotto, un blu pazzesco, bellissimo. Quindi è stata un'esperienza veramente catartica, una grande storia da raccontare. Tra l'altro, io vengo da un infortunio abbastanza duro per un incidente in moto e quindi ho due protusioni cervicali e non ho un legamento ad una spalla. Quindi è stata veramente dura. Ho sfidato me stesso, ho sfidato il mio corpo. È stato bello, è stato fantastico. Tempo hai impiegato per attraversare lo stretto? Un'ora e 27 minuti. Un'ora e 27 minuti e qualche secondo. Non finiva mai, ragazzi. Ragazzi, se è sembrata un'eternità, veramente un'eternità. Però è stato bello. Questo mi ha dato la possibilità veramente di consapevolizzare e già di parlarne con delle persone, perché ho strutturato il percorso con dei passaggi segreti, li chiamo i miei 7 passaggi segreti che superare dei limiti. E questo sto già scrivendo degli articoli, sto facendo anche dei video su questa esperienza, su questa consapevolezza, perché so che può e possono aiutare tantissime persone questi passaggi. Il primo in assoluto, ragazzi, è quello di individuare il proprio limite, perché spesso dietro ad un limite, ad un qualcosa che noi pensiamo sia un nostro limite, un limite, ci sono delle paure che magari non sono le nostre, ma che ci sono state inculcate da una cultura, magari da famiglie, dai genitori. Poi c'è un secondo passaggio che è il perché vuoi superare quel limite. Perché se ci concentriamo sul perché ed immaginiamo una vita oltre quel limite, proviamo ad immaginare una persona che non sta bene nel suo posto di lavoro e ha paura di non riuscire ad aprire una sua attività, di non cambiare lavoro, ha paura di perdere qualcosa. Se solo prova ad immaginare come si sentirà dopo. E quindi sarà uno sprono per superare quel limite. Poi sono degli esempi. Il terzo passaggio sono gli esempi, ovvero quale altra persona ha superato dei limiti. Immaginiamo che domani una persona vuole superare lo stretto di Messina, a me come esempio.
Quindi gli esempi sono importanti. Il quarto punto è trovare una guida, trovare un coach, trovare una persona, un professionista che ti aiuta a tracciare, a monitorare la strada che c'è da fare per arrivare a quel traguardo. Il passaggio numero 5, ragazzi, è l'allenamento. Ma non soltanto lo sport inteso come sfida sportiva, l'allenamento per qualsiasi cosa tu voglia fare nella vita. Se vuoi una relazione sana, se vuoi una relazione con i tuoi collaboratori, dipendenti, sul lavoro, oppure vuoi fare un lavoro diverso, hai bisogno di allenarti in quel senso, hai bisogno di procacciarti delle conoscenze, di aumentare le tue competenze. Il sesto passaggio è quello di rimanere focalizzati. Perché vi dico focalizzati? Perché ci sono tantissime distrazioni. Lì fuori sono poche le persone che ti incitano, sono poche le persone che effettivamente ti danno energia. Anzi, molto spesso cercano di demotivarti. In questi 3 mesi di preparazione a me dicevano, ma chi te lo fa fare? Ma dove vai? Che non è un tuo sport. Quindi se io avessi ascoltato tutte queste voci avrei sicuramente mollato. E poi il passaggio numero 7, che credo sia il più importante, è che non esiste fallimento, ragazzi. Non esiste assolutamente fallimento. Nel momento in cui tu ti metti in gioco, anche se non riesci a superare quel limite, anche se non riesci ad arrivare al traguardo, sarai comunque diventato una persona diversa. Quindi questa è stata nel succo la mia esperienza dello Stretto di Messina. Eri da solo o c'erano anche altri atleti? Ma me la fai fare una domanda pure a me? No, sono curiosa di capire adesso, cioè se questo percorso è stato costruito per te, per superare, ecco, i tuoi limiti, insomma il tuo limite, metterti in gioco, oppure c'erano anche altre persone insieme a te che hanno fatto lo stesso percorso? Allora, eravamo in 44 persone, Raffaella, 44 coach e persone che stanno seguendo insieme a me da, come ti dicevo prima, che si sono iscritti dall'Italia e dall'Europa, stiamo facendo un percorso formativo di 2 anni, ed è stato fatto per tutti. Il tragitto veniva fatto ogni 3 persone con una barchetta che ci accompagnava per via delle correnti, per via magari anche di una difficoltà, perché comunque non è una cosa che fai tutti i giorni. Anche i nuotatori vanno in difficoltà, perché una cosa è nuotare in piscina, una cosa è nuotare con delle interferenze esterne importanti che posso, come il mare, le meduse, che ne ho beccata una, e vi assicuro che quelle dello stretto bruciano veramente tanto. E quindi no, non ero solo, ma c'erano anche altre persone insieme a me, altri pazzi scalmanati, sì. Allora, come vedi, Raffaella è stata attirata, no, dal tuo tutorial, consideriamolo così, perché hai fatto un vero e proprio tutorial sulla motivazione. Io ti faccio i miei complimenti, perché al di là dell'amico grande che sei nei miei confronti, sei davvero una persona stupenda. Ricordiamo che Andrea è il titolare di una palestra, fitness mi sembra, no? E tante altre cose, andate a trovarlo a Castellabate. Facciamo un po' di pubblicità, Andrea, perché è importantissimo conoscerti. Poi, al di là del fatto di praticare o meno la tua palestra, però è importante conoscere la tua persona, perché sei una gran bella persona. Dove è situata la palestra? È situata a San Marco di Castellabate, in via Maroccia. Vabbè, a Castellabate mi conoscono un po' tutti. Il bello è che negli ultimi 2 anni stiamo facendo un lavoro pazzesco anche con l'online, Gianni. Cioè, sto scoprendo anche il bello del mondo digitale, che è un qualcosa che da un certo punto di vista abbiamo sempre detto ci separa, in realtà ci dà delle opportunità di connessione come quella che stiamo facendo io e voi in questo momento. Quindi dipende dai punti di vista. E io negli ultimi 2 anni sto aiutando e allenando sia a livello psicologico, sia a livello fisico, ma anche emotivo, tante persone che sono molto distanti dalla mia posizione in questo momento. Quindi stiamo facendo un gran bel lavoro e sono felicissimo. E sono anche molto contento di trovarmi qui, di chiacchierare con voi. A parte che sei un amico grandissimo, non vedo l'ora di abbracciarti da vicino. Certo, infatti, non vedo l'ora anche io di scambiare 4 chiacchiere con te e abbracciarti, lo possiamo dire adesso al di là del Covid, insomma i contagi che stanno aumentando, però noi siamo oltre. Andrea, io vorrei farti la domanda che Raffaella non è riuscita, insomma, a lasciarmi lo spazio prima, perché come vedi sei stato esaustivo, cioè hai attratto la sua attenzione e quindi sicuramente anche quella del pubblico.
Il mio cruccio sul nuoto è questo: visto che tu non lo hai mai praticato e ti sei approcciato proprio in questa occasione al nuoto, come sei riuscito a mantenere la potenza per un'ora e mezza, quindi la resistenza più che altro? Perché io, se dovessi fare, che ne so, già 10-15 metri a nuoto, andrei giù senza poi risalire. Quindi spiegaci anche tecnicamente come fare per magari equilibrare il respiro, insomma, dici tu. Allora, parto comunque dal presupposto che sono una persona abbastanza allenata, non nel nuoto, ma sono abbastanza allenato. Qualunque sport noi vogliamo fare nella vita, c'è bisogno di affinare la tecnica, il che significa che quando sai come fare le bracciate, come respirare, quindi come gestire anche il tuo battito cardiaco, diciamo che ti viene un po' più semplice. Io sono arrivato in piscina ad aprile, Gianni, dove ho fatto una vasca e mezza, quindi circa 35 metri, e l'istruttore mi ha guardato e mi ha detto: "No, ce la farai", ma io ho letto il sottotesto per dire: "Ma dosa via questo?" Il sottotesto dell'istruttore era questo. Allora io ho chiesto: "Mi dai delle indicazioni su come posso respirare, su come posso migliorare la tecnica?" E lui mi ha detto: "Prova a quattro bracciate, poi a tre, poi a due", e io ho scelto la mia, che sono le tre bracciate e respiro, o le due bracciate e respiro se sono un po' in affanno. Poi questo è per quanto riguarda, diciamo, la tecnica e quindi come migliorare fisicamente la resistenza per poter attraversare e fare una sfida, affrontare una sfida del genere. Ma c'è dell'altro quando tu ti trovi ad affrontare delle fobie, delle paure. C'è il fatto di focalizzarti e spostare il focus su altro. Ti faccio un esempio: quando sono arrivato a metà percorso, stavo intorno a 1,7 km, 1,8 km, ho cominciato ad avere le vertigini perché le mie protusioni cervicali, per girare la testa in continuazione, ad un certo punto il mio corpo mi dice: "Che stiamo combinando?" Quindi mi sono sollevato un attimo gli occhialini, ho guardato per qualche secondo, mezzo minuto più o meno davanti, mi sono ricentrato. Mi sono rimesso gli occhialini e sono ripartito però con un'altra consapevolezza, con quella di godermi il tratto, anche se è complicato, anche se le paure. E ho cominciato a vedere quelle cose che se hai paura non le vedi, quelle che ti raccontavo prima, quel blu stupendo, meraviglioso, i raggi del sole che entravano nell'acqua e vedevi un fascio di luce sotto di te, cioè la bellezza di avere i due compagni di viaggio insieme a me. Quindi ho spostato il focus su altro. E mi sono ritrovato dall'altra parte. È come se la fatica ad un certo punto non la senti più. Ecco perché dico: spesso i limiti sono nella testa. Se io avessi posto l'attenzione soltanto sul mio mal di testa, soltanto sul non ce la farò, probabilmente non ce l'avrei fatta. Perché noi andiamo nella direzione dei nostri pensieri. Quindi immaginiamo quanto è importante essere focalizzati su un obiettivo e spostare l'attenzione su un qualcosa di bello, di meraviglioso, un qualcosa che non mi ricapiterà mai più. Cioè, io mi sono detto mentre nuotavo: "Ma quando mi ricapita di nuotare a 300-400 metri di profondità con un mare blu, una barchetta che mi accompagna e due scalmanati, una donna di 50 anni e un altro ragazzo della mia età insieme a me? Quando mi ricapita?" Allora cambia tutto, capito? Anche un grande messaggio psicologico quello che stai dando magari a tante persone che a volte si soffermano su dei dettagli invece di, ecco, girare lo sguardo, come dici tu, cambiare l'obiettivo e non pensare sempre alla stessa cosa. Raffaella, vogliamo salutare Andrea? Vuoi Sì, ancora prima aggiungere? di salutarlo vorrei sapere se ci sono altre esperienze che farà a breve, tipo insomma quella che ci ha raccontato Le proprio nuove imprese di oggi. Infatti. Andrea Aiuto, Sì, che poi mai cognome fu più appropriato, perché Andrea ti aiuta realmente, non perché è mio amico, cari telespettatori, ma perché è così con tutti, ecco. grazie, Gianni. Allora vi anticipo che ci saranno due sfide il prossimo anno. Non so se le faccio tutte e due perché una veramente sarà dura per i miei legamenti. Non ho un legamento ad una gamba, quindi non lo so. Però una è la maratona di New York e l'altra è la scalata del Gran Paradiso. Quindi stiamo un po' al di là del.
un po' al di sotto dello zero come gradi centigradi. E io sono anche molto freddoloso. A New York mi porti? Va bene, se vai a New York ti porto. Corri anche Sono libero, però. no, a correre no. Io, tu lo sai, amo il cinema, però Magari ti filmerà. sono di casa. Magari ti filmerò su un motorino, insomma, su una motocicletta che naturalmente ti asseconda, no? Ti sostiene di fianco. Quando sono previste queste date per questi due prossimi appuntamenti, Andrea, in primavera, insomma, nella prossima estate? La scalata del Gran Paradiso sicuramente d'estate, probabilmente tra giugno e luglio, mentre la maratona di New York è prevista a novembre del prossimo anno, se la situazione, diciamo, Covid lo permetterà. Quindi è abbastanza vicina la maratona di New York, devi cominciare ad allenare eventualmente, volessi partecipare. Novembre Ok. 2020. 2023? Ah, ho capito 2022, chiedo scusa allora. Beh, 23. allora c'hai un po' di tempo, dai. Ancora La scalata a questo punto a luglio. Va bene, allora noi ti ringraziamo Andrea per questo collegamento molto interessante che magari qualcuno potrà prenderlo come esempio, insomma, come hai detto tu, non ci sono limiti nella vita, anzi bisogna osare proprio per sfidare se stessi e per cercare nuove opportunità, nuovi stimoli soprattutto in questa vita che purtroppo dopo gli ultimi due anni e mezzo, insomma, che ci hanno caratterizzato per quanto riguarda il coronavirus, un po' di grinta, un po' di euforia l'abbiamo persa, quindi dobbiamo rinascere un po' anche grazie a queste nuove esperienze, anche estreme poi alla fine. Quindi grazie ancora per la tua Buona, testimonianza. grazie. Grazie tante Andrea. Prestissimo ci racconterai, magari ci ricollegheremo tra qualche tempo e ci racconterai il tuo lavoro online attraverso l'attività sportiva che fai con i tuoi ragazzi. Ok, Mi fa piacere, assolutamente sì. Grazie. buona giornata Andrea. Ciao. Grazie, Ciao, Ed grazie. era il coach Andrea Aiuto che non solo è amico mio Raffaella, ma è anche un grande allenatore alla palestra a San Marco di Castellabate, quindi se volete iscrivervi, visitate pure insomma questa grande attività sportiva e soprattutto conoscerete la persona eccezionale di Andrea Aiuto.